La stagione agonistica Covid permettendo è pronta ad entrare nel vivo e in casa Timares Kickboxing è nuovamente tempo di stage. Questa domenica ospite del sodalizio Camuno per trasmettere la propria esperienza a grandi e piccoli sportivi il lottatore marocchino naturalizzato italiano Mustafa Aida, campione intercontinentale Waco Pro nonché campione del mondo ISCA, campione del mondo Venom Victory World Series, vincitore dei tornei Thai Box Mania ed Octagon e trionfatore pure in Fight Code. Questo non è nient'altro che una tappa di avvicinamento per quello che vorremmo creare, che è Antares Fight Night 2, il grande calà all'aperto. In programma per luglio prossimo. Abbiamo la fortuna di avere molta gente, molti fighter, sia della Valle Camonica che della città di Milano, che sono venuti a trovarci per allenarsi con noi, ma soprattutto allenarsi con un campione del calibro di Mustafa Aida. Per me è un onore essere qua e poter trasmettere qualcosa anche di piccolo di quello che faccio quotidianamente. Penso che è un sbaglio enorme pensare che la kickboxing sia uno sport violento, perché per violenza si intende altro. La violenza è quella esterna dalle palestre che succedono nelle case, nelle piazze, negli stadi. Quella è violenza. Io spero il prima possibile di avere la possibilità di poter fare di nuovo il titolo mondiale One Championship. E questo è il mio obiettivo principale. Poi spero in un futuro magari di avere anche l'occasione di poter combattere da queste parti, che è una bella zona. Ho visto che c'è un bel affiatamento anche in palestra, c'è un bel seguito e mi piacerebbe anche poter mettere una piccola impronta mia anche in questa zona, mi farebbe molto piacere. L'Ares Team ci ha abituato a questo ed altro, portando sempre qui in Valle Camonica i grandi campioni, sia in stage e poi, guarda caso, a combattere e a mostrare il loro valore all'interno di questo bellissimo, incredibile arena del combattimento che è ormai la Valle Camonica. Ci auguriamo che Milano e Edolo diventino i due centri più importanti per questo bellissimo sport, la kickboxing, che abbiamo visto a luglio 2021 con l'evento che hanno portato veramente avere un grandissimo successo. Presente anche il campione nostrano Mario Nani, ora in attesa di nuovi obiettivi dopo l'annullamento dell'incontro in programma in Russia. Fa sempre piacere comunque condividere esperienze e allenamenti con altre squadre, con altri atleti. Oggi è stata un'occasione per poter condividere appunto una giornata assieme col team Ares. Dovevo andare il 30 di ottobre a Mosca a disputare il titolo europeo nella 75 kg di K1. Due giorni dopo la notizia del match, che ovviamente avevo confermato, mi è arrivata la brutta notizia che per l'appunto a Mosca i casi stanno risalendo e hanno dovuto sospendere tutti i vari eventi, organizzazioni eccetera, quindi l'evento è stato annullato e quindi per ora attualmente non ho nulla in programma, ma se, diciamo che l'evento può arrivare sempre da un momento all'altro, quindi mi tengo sempre preparato e pronto.